niente. Abbiamo già altre 20 persone nel gruppo studio che stanno lavorando al progetto. E allora, ti faccio vedere società italiana. Ora che mi chiedi in Italia che dico? Società italiana di protesi Toronto. Protesi Toronto è volgarmente, come viene chiamata, tutti i denti sul piatto. Ok, si chiama. Là sono ancora fermi i quattro impianti. Sì, sono ancora fermi ai quattro impianti dentali. Per loro questo è tanto. C'era un post da qua che l'ho visto. Questo qui in sotto. Eccolo qui. Questo era un dentista che parlava. Allora, in più, se non sbaglio, è questo. Il futuro porterà verso questa direzione, all on 4, anche all on 8, all on 6, digital workflow, struttura, fibra e carbone, insomma tante parole, carbone, nuova frontiera, cromo cobalto, poi pubblica le fotografie del caso. Quattro impianti dentali, che vedete voi qua? Impianti. Quattro impianti dentali, qua potrebbe rompersi qua dietro. Che forma ha qua la gengiva? Quadrata. È quadrata? A cucchiaio? Cavata. Lì ti si ferma la pappetta. Sì, sì. Poi ci fa la lingua e sono di un'altra volta. Il problema è che manco la lingua ci piace. Entra il cibo. E poi a chi ti sta vicino gli arriva l'alitino. Io gli ho scritto, guarda, se si disegna così la protesi verso la gengiva, in qualche anno bye bye anche agli impianti, gli ho scritto. Perché lui scriveva bye bye in cromo cobalto, che sono le protesi. E gli ho attaccato sotto il come invece dovrebbero essere fatte. La replica per una e due devono essere convesse, al contrario, di modo che io vado a sagomare la gengiva. La replica non c'è, silenzio. Non c'è la replica. Società italiana di protesi Toronto. Me piace dicere facile. No, me l'hanno chiesto, mi hanno provocato, io te l'ho detto, ok. Nel senso che anche tra gli addetti ai lavori c'è molta confusione. C'è molta confusione sulle cose che sono determinate. Io posso aver messo gli impianti bene, impianti di marca, il materiale migliore, se però poi ti faccio le mutande che non si staccano, è un problema. Ti vengono le ragadi, ti vengono le infezioni, ci muori di sedicemia. Ok, ci perdi non solo le mutande, poi ci perdi. Devono tagliare tutto perché c'è il marcio lì. Cioè, vi uso parole forti perché è veramente quello che poi ne troviamo quando apriamo queste cose. Cioè, devi fare così un attimo, ma giustamente, perché i batteri ci sono in bocca, nello stomaco, nell'intestino, sono dappertutto i batteri, ma se quelli fermentano, a un certo punto arriva il sistema di difesa che spara dappertutto, self, non self, si attiva il processo dell'infiammazione cronica, le ulcere, che siano da decubito o da decubito, sempre ulcere sono, che portano poi alla espulsione e a un danno biologico ulteriore, oltre che economico. Perché quello ha fatto un lavoro che per via iatrogena dopo 2-3 anni dice una bomba. Dal punto di vista economico non mi interessa, ma dal punto biologico è un paziente quello che dovrà fare impianti enzimatici, impianti pterigoidei oppure le placche ci saranno a quel punto dopo che si sarà mangiato tutto l'osso. Questo Fabio non risponde. Poi dopo il mio post arrivano i galletti, giustamente, aspetta, che invece questo è il protocollo corretto. Devo sagomare, sagomo, questo si può fare, però è meglio avere una gengiva così sagomata che un cappello che la copre, capisci? Si può fare anche piatto, l'importante è che sia convesso, come il design che ha fatto vedere lui prima. Se voi andate a vedere questo design, guardate, è convesso, non è, deve essere autodetergibile, deve essere. Queste sono le piccole somiglianze che fanno la differenza poi sul mantenimento, che è la parte più importante. Ma la parte di metallo non si vede. La parte di metallo si può anche, ma ora la tendenza nel mondo è fare tutta questa parte qua lucida in metallo. Il problema però qual è? Che negli anni la gengiva continua a riassorbirsi. Se io metto composito lucido come ha fatto vedere lui prima o come questa,
io poi basta che sfitto la protesi e aggiungo materiale. Il metallo non posso aggiungere metallo una volta che è forgiato. Qui posso aggiungere materiale. Qua no. Qua se poi c'è una recessione devo rifare tutto il lavoro. Per cui igienicamente questo è molto più corretto. Però nel mantenimento, dopo 3-4 anni comunque hai problemi. E questo è l'unico problema a livello mondiale che non si riesce a risolvere. E allora tra una cosa che non si può risolvere, una cosa meno igienica, però che si può sempre aggiustare in un tempo, ora come ora è meglio quella di scelta, infatti tutti stanno facendo quello. È il minore dei mali. È il minore dei mali, perché tu devi pensare che se la forma è corretta, comunque lì il cibo non si incastra. Se però faccio quel materiale con una forma anche convessa, lì è il concerto, capito? E se il paziente poi non ha i denti addirittura incollati, e quello è il grosso danno, la truffa che stanno facendo per esempio in Albania, che io sto sensibilizzando su quello, che fanno i denti con i perni che escono dalle gengive e cementano poi i denti in metalloceramica, però quelli non li puoi più togliere. Ma le protesi dopo 5-7 anni, queste vanno svitate, tuorete, si rimane base in laboratorio e si riabilita. Fatta dopo 7 anni, una piccola manutenzione che però continua a mantenere il paziente per altri 7-10 anni con la protesi. Se invece uso quel materiale, il paziente no, deve tornare qua, riprendere le impronte, rifare tutte le prove, il casotto. Capisci? Non c'è sempre il riassorbimento, in una piccola percentuale di casi c'è il riassorbimento, ma in quel caso devi già prevedere come farò se c'è il riassorbimento. Serve un materiale che sia ribasabile, che è il composito, che è il materiale più ribasabile, tra l'altro a freddo. Non devo invece la ceramica metterla a 1000 gradi, perché poi a 1000 gradi questo storce, perché il metallo ha un grado di dilatazione termica diverso dalla ceramica, oppure spacca la ceramica. Allora devono essere strutture queste che svitto, ok, posso questo essere staccato, cementato, ristampo, ricemento a freddo. Sopra posso mettere un zirconio a freddo, la gengiva, la metto e va polimerizzata, come le unghie delle donne, no? Avete mai visto mettere in un fornetto? È una resina imbibita di vetro, fondamentalmente, vetrosa, una resina vetrosa. Ci sono più piene di vetro, meno piene di vetro, queste sono molto piene di vetro e sono lucidabili come il vetro diventano, però hanno una piccola matrice di resina al quale le colle si attaccano. Io aggiungo composito, ve lo farò vedere in laboratorio, e lo metto nel fornetto un minuto. Quello la luce lo tira fuori che è duro come il vetro. Ed è tutto a vetro, quello è il vantaggio. E quello vado a riabitare, chiudo il tappo, con la lampada indurisce, io chiuso. Quello è il protocollo corretto. A livello internazionale le cose si fanno così, in maniera seria, avvitate, non incollate. Metalloceramica incollato. Che mi costa poco tempo, posso essere impreciso perché tanto ci metto un chilo di colla là dove c'è spazio, vado in economia perché non è una complessità, non c'è il design, non c'è tutto l'utilizzo di materiali che sono un po' più costosi, ma sono protesi di fascia bassa, 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 dove però è come comprare la macchina, io dico sempre con le ruote incollate, però poi rotte quelle devi cambiare la macchina, capisci? Ma quando lo studio è a regime, noi con i nostri impianti possiamo mettere quelli? Questo sì, perché gli impianti che noi facciamo, le protesi, sono tutte abitate. Svito, anche tra 10 anni gli impianti, guardate, devono stare bene. Possiamo mettere poi quelli. Se faranno i denti, che ne so, i materiali che sono materiali biologici, che per esempio idrossiapatite compatibili con cellule e staminali all'interno di cui avranno sviluppato lo smalto, noi tra 10 anni per esempio sviteremo quello e mettiamo quello. Perché l'importante è che siano avvitate, il segreto di tutto questo buco qua, il segreto di tutto è avere i bulloni alle gomme della macchina. Se poi ti vuoi mettere le Continental o domani escono le ruote, che ne so, a lievitazione magnetica, smonti quelli e metti quelle altre, ma se non c'erano i bulloni, tutte le linee degli impianti che noi facciamo sono linee avvitate, perché io avevo capito che la riabilitazione della bocca sono queste come gomme che dopo 20 anni può succedere qualsiasi cosa, o che escono nuove gomme o nuovi materiali o nuove linee, le puoi sostituire, deve essere possibile fare l'upgrade per qualsiasi motivo o la manutenzione.
Per questo ho sempre battuto sull'utilizzo di impianti dentali in fascia alta con gli multi-unit, che sono gli snodi che permettono di abitare. Loro l'avevano capito, hanno detto sì, in effetti, se vogliamo essere lungimiranti, dobbiamo creare delle linee che possono essere possibile fare l'upgrade negli anni.